il premio Vinitaly Nazione 2014, fresco di assegnazione nel padiglione pugliese della Kermesse Enologica di Verona, non poteva mancare Cantine Due Palme del presidente Angelo Maci, membro immancabile del consorzio Brindisi Squinzano Doc. Il marchio Cantine Due Palme festeggia proprio nel 2014 il 25esimo anniversario della costituzione della cooperativa di Cellino San Marco, nata dall'idea e dalla volontà di Angelo Maci, terza generazione di una famiglia di vignaioli, 1200 soci conferitori e 2400 ettari di vigneti dislocati nel triangolo di terra che abbraccia le province di Brindisi, Taranto e Lecce, nel cuore del Salento. Dagli anni 90 ad oggi sono stati ingenti gli investimenti che l'azienda ha operato nell'ottica della crescita, dello sviluppo, delle tecnologie e della produzione sostenibile. Sono 25 ad oggi le referenze prodotte da Cantine Due Palme, 25 etichette che raccontano di vini d'eccellenza fortemente connotati dalle condizioni pedoclimatiche della regione e modellati dalla passione e dalla capacità di Angelo Maci, presidente ed enologo dell'azienda. È un premio alla Puglia, al territorio, alla caparbietà mia e dei miei collaboratori e 1200 soci che abbiamo avuto nel credere in questi due grandi vitigni, Negramaro e Primitivo, e quindi è il risultato straordinario che abbiamo raccolto per averci creduto, e il miracolo consiste appunto in quello di essere passati nell'ultimo ventennio da un prodotto da taglio ad un prodotto che oggi valica le frontiere nazionali con grandi risultati straordinari e che si presenta sulle tavole di tutto il mondo. Credo che i vini della impresa di Angelo Maci siano uno dei vanti di un settore così importante e effervescente come quello vitivinicolo pugliese. Io, diciamo, ho l'imbarazzo di chi vorrebbe contemporaneamente propagandare tutti i prodotti, tutti i marchi, tutte le cantine di Puglia, però confesso il mio peccato: quando posso bevo da una bottiglia della Cantina Due Palme. 25 anni ben portati. L'augurio è di poter vivere questa maturità con crescenti successi.